Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi guardate che cosa vi ho portato nel mio canale, tre fantastiche uscite. E sempre dalla casa di Paperino, quindi oggi si conclude il video, sono tre parti praticamente. La prima che vi faccio vedere la prima uscita, la seconda faccio vedere la seconda e la terza, e la terza parte con terza, quarta e quinta uscita. No, scusate, quarta, quinta e sesta uscita. Quindi abbiamo la... Questa è l'ultima, quindi la sesta, e la quarta e la quinta. E io le ho prese tutte, scusate il ritardo veramente. Qua a fianco c'è la casa di Paperino, adesso ve la faccio vedere meglio nel dettaglio dopo. E qua c'è Topolino, quindi abbiamo uno di Topolino, uno di Paperino, tutti i fumetti diversi, e uno di Paperinic. Quindi fantastico. Sono tre fumetti diversi, mi raccomando. E abbiamo il tetto, abbiamo diverse cose, personaggi che, cioè, se volete li comprate, se non li volete, amen, perché sono per dettagli, eccetera. Non è che servono più di tanto, però per completare la collezione e farla meglio, io ho pensato, come sempre, come faccio sempre, anche con il deposito di Paperino, che andatelo a rivedere i miei video, che l'ho fatto un video praticamente speciale di Topolino del deposito. E niente, e quindi anche lì ho preso anche i personaggi, tipo la macchina di Battista, ok? Che non serviva più che altro, però l'ho presa giusto per completare la collezione. Io sono fatto così per il collezionismo, che quindi il prossimo mese vedrete tante tante novità. Vi sto dicendo già da molto, però il prossimo mese le vedete di più, maggiormente, ok? Non vi posso ancora dire molto e vi spoilerarvi. Man mano ve lo dirò, ok? Quindi vedremo un attimo come gestire tutta la situazione. Vediamo un attimo che cosa ci arriverà e tutto quanto. E le novità che ci saranno ben presto sul mio canale. Quindi farò anche un video che ne parlerò insieme a voi, che cosa farò quest'anno nel mio canale, come ogni anno. E quindi iniziamo subito, senza perderci in chiacchiera, a vedere la casa di Paperino, che dobbiamo andare a fare tre uscite, ragazzi. Quindi iniziamo subito e sbrighiamoci. Ed eccoci qua con la casa di Paperino assemblata finora. Quindi abbiamo assemblato il primo piano, piano terra, e il piano interrato. Quindi sì, il piano terra e il secondo piano, se non erro. Comunque abbiamo assemblato una parte della casa, abbiamo messo, cioè non abbiamo assemblato, abbiamo messo, ci vorrà il bastone che dopo vi faccio vedere, la grondaia come potete notare. Nel dettaglio questa è la seconda uscita, guardate il lato e tutto quanto, agli interni e anche qua, molto bello. Poi abbiamo, qua è smontabile, quindi praticamente smontabile. Qua abbiamo la prima uscita, ah giusto, dimenticavo, queste tre uscite ci ho dato 9,90 € l'una. E i giorni di uscita è uscito da marzo ad aprile. Comunque c'è anche Paperino, guardate che carino, nella prima uscita fa anche rima. E poi abbiamo visto questa nel dettaglio, questa casa qua, che vi avevo detto la mia opinione cos'è. Quindi andatela a rivedere la mia opinione. C'è la grondaia, quindi c'è tutto quanto che rispecchia la casa. Molto carina, ma niente di che, niente di particolare. Qua c'è quello per l'ascensore. C'è l'ascensore e poi dopo c'è anche il garage, quindi abbiamo anche il garage, è molto molto bello. Guardate, aspettate che apro un secondo, scusate, faccio sempre fatica, ecco, vedete? Quindi molto bello. E poi c'è anche la portiera, però e questo non mi piace molto, che cioè, fate fatica a prenderlo. E poi abbiamo il piano terra, quindi il piano terra. E vi voglio far vedere un attimo, stavo guardando una cosa che sembra che ci vanno delle batterie, ma non credo, spero di sì invece. E qua vedete, qua c'è una fessura, ma si vede che non si apre, non so che caspita, se sia una botola, non voglio rischiare. Comunque vabbè. E qua c'è il piano terra, come potete notare è il deposito di Paperinic, quindi sottoterra, molto bello, che lui si trasforma in Paperinic durante la notte. Qua ci sono i pacchi e vedete, è molto molto carino. Poi c'è qua il costume, come vi ho fatto vedere l'altra volta, e i trofei li guadagnate.
Adesso vedremo l'uscita numero 4, se non erro, quindi vediamo qua là. Andiamo in ordine. Ok, dovrebbe essere questa Topolino numero 4, dovrebbe essere. Ok, questa qua. Quindi vedremo subito nel dettaglio. È l'uscita numero 4 di Topolino, giustamente, perché sono 4 uscite più 2 aggiuntive di altri fumetti. Ed ecco qua, quindi abbiamo la macchina di Paperinik, i tre personaggi, quindi qui, qua, qua, i nipotini e il tetto. Molto bello, molto bello. E il fascicolo, quindi vediamo un attimo che cosa c'è. Quindi apriamo subito il fascicolo, come potete notare, ve lo faccio vedere. Togliamo tutta la plasticaccia, ok, che non serve, e il cartone. Così sgombero, ok, via. Non voglio più vedere. E qua ci sono tutti i pezzi che dopo vediamo. Intanto vediamo subito il fascicolo, senza perdersi in chiacchiere. Il fumetto, scusate, senza rovinarlo, mi raccomando, fate piano, non avete fretta. E quindi, senza rovinarlo, lo prendete. Ok, perfetto. Molto bella anche la copertina, rigida, flessibile come sempre. Ho visto le nuove copertine, molto molto belle. Forse prossima settimana me lo faccio mettere da parte dall'edicola e mi compro un libro di Topolino classico, classico senza niente. Forse, non vi dico nulla, non vi voglio fare illudere, che lo prendo. E gli Urbani Paperi, quindi dal 20 aprile è già uscito ovviamente. Questo non è il 12 parato che va alla stazione centrale, e potete anche bloccarlo e leggerlo questo qua. Fatto bene il fumetto, ve l'ho fatto vedere uno di Topolino nel video di Pinocchio, andatelo a rivedere, molto bello. E la settimana questa io carico, cioè questa settimana qua io carico Topolino, ok, quindi per finirlo e così via. Qua c'è tutta la storia dei fumetti e di tutto. Quindi questo è l'ultimo fumetto che prendo di Topolino per il momento. Poi si vedrà, come vi ho detto, quello della prossima settimana, cioè di mercoledì. Moon Knight, quindi è uscito Moon Knight. Qua c'è tutta la storia e qua c'è la fine dell'episodio, ecco, ti pareva. Quindi dovrò prendere anche l'altro fumetto. Ma adesso vedo se lo prendo in fumetteria, questo mi piace. E sì, in fumetteria, Monotte. Se lo prendo in... in biblioteca, scusate. Vedete, qua c'è tutta la storia, non ci soffermiamo più di tanto. Ci sono tutti i fumetti che dicono, ok, va bene. Ho quasi finito uno, ho pensato un po', ce n'ho un sacco da leggere. E poi vediamo la prossima uscita, andiamo a pagine finali. Ok, qua c'è tutta la casa e poi ci sono tutte le uscite. Quindi la prossima uscita è Paperino 502, Paperino sdraiato più 7 amaca, Paperinik più 313x completa il numero 6, che è uscita il 5 di aprile. E poi qua ci sono tutti i personaggi, qua c'è il prossimo numero di Amelia, guardate che bello. E poi dopo c'è l'epilogo della casa di Paperino, che cosa ci sarà nella prossima uscita. E... cioè, li trovate però con la casa di Paperino, ripeto, e Paperinik. Poi è finito, è concluso. Ok, vediamo subito nel dettaglio la casa di Paperino, quindi il tetto. Vediamo l'uscita numero 4. Ok, ne dobbiamo fare altre due, quindi abbiamo anche le altre due. Non ci dicono le istruzioni come assemblarla, questa cosa non mi piace affatto per niente, perché ci dovrebbero essere anche per un bambino. Qua c'è il tetto, guardate che bello, niente di particolare, le tettoie, sì, me l'aspettavo così, e non c'era paragone, è un gioco comunque, come ben sapete. Qua ci sono tutti gli incastri che quindi si metterà qua sopra, vediamo se riusciamo a metterla già. E poi abbiamo ricevuto, non so dov'è adesso, e un altro componente, ma magari dopo al limite lo devo cercare, perché lo devo mettere. Vedete, quindi lo dobbiamo incastrare, sì, bisogna fare qualcosa, incastrare in questa fessura qua. Quindi ricordatevi di prendere la seconda uscita e in questa fessura qua ci sono due pioli, quindi lo dobbiamo incastrare
semplicemente è un pezzo di plastica, quindi fate attenzione a metterla all'interno. Ok, che caspita. Allora, dobbiamo metterla. Interessante come cosa. Ok, ce l'ho fatta, sì. Ecco qua, fatto. Perfetto, incastrato. Vedete? Si deve aprire così, scusate. Si deve aprire così. Si deve aprire. Vedete? Molto molto bella. Non si chiude particolarmente. Ah, perché non è fissato bene qua. Sì. Okay. Vedete? Molto carina, molto spettacolare. Poi ci sono tutti e tre personaggini. Non perdeteli perché sono veramente minuscoli. Guardate, è un attimo perderli. Guardate che belli. Guardate che spettacolo i personaggini di qui, qua, qua. Sono fatti male, sono fatti veramente male. E che volete? Un gioco. No, questo... Ah, ok. No, dovete avere la ruota nell'uscita numero, se non erro. Vediamo un attimo che numero è. Numero 6. Dovete avere le ruote nel numero 6, esatto, ci sono. Che potete cambiarlo. Questa cosa è una gran cretinata, secondo me potevano fare due macchine diversamente, non così, proprio per niente, non ci sto per niente. Comunque andiamo avanti con l'uscita numero 5, che è quella che vi ho detto, cioè quella che è degli alberi. Quindi vediamo un attimo che cosa c'è da fare, spostiamo un attimo la roba e poi noi ci vediamo fra un po' con l'uscita. Ed eccoci qua con il set amaca con Paperino sdraiato, quindi completa la casa di Paperino. Esatto, quindi lo togliamo subito. Qua è molto piccolo rispetto agli altri perché è una cavolata. Questo costa di meno, ma 7,90€ ci ho dato questo. Come potete notare qua, c'è scritto 7,90€. Questo è il libro più grosso anche. Pagate anche la copertina del libro, quindi ecco perché costa così. E lo apriamo subito. Lo volevo fare da tanto tempo questo video, però siccome ho avuto diversi imprevisti non è che potevo mettere solo topolino, e man mano usciva tra settimana e non riuscivo ad andare avanti. Adesso ce l'ho fatta, quindi qua fanno vedere anche qua la copertina del come diventa la casa, è a ventaglio come ben sapete, ci sono diversi piani, quindi abbiamo ricevuto comunque il piano terra e il giardino. Giardino e Paperino. Primo piano, piano interrato con covo di Paperino. Quindi questo è il primo piano, questo è il piano interrato, questo è il piano terra, quindi piano interrato, non piano terra, piano niente. Qui qua tetto e scocca, quindi è bassa come casa, ha solo un primo piano praticamente, e set amaca e Paperino sdraiato, che è questa, e poi abbiamo anche Paperino e 313 e completa, vedete, 313x completa. Qua ci sono tutti i fumetti, quindi vediamo un attimo Topolino, si parla un po' della sfaccettatura, ok, e poi vabbè, qua non ci soffermiamo, comunque la storia di Paperino, niente di che, io lo leggerò, molto bello, molto carino. 3,70€, vedete, il singolo costa 3,70€, ma io non lo prendo mai perché non mi piace particolarmente. Qua l'ho preso solo per questo. Qua ci sono tutte le uscite. Quindi praticamente la casa mi dicono che è finita così. Eh sì. Cioè c'è il piano. Ok, fatemi vedere un attimo, perché non arriva fino in fondo. Scusate un attimo, perché ho avuto un imprevisto. Quindi aspettate un secondo, prendete di nuovo la casa di Paperino, la prima uscita, la seconda e la terza, dov'è la terza? Qua. E dobbiamo metterlo con il basamento, ma siccome non...
Ok, vedete? Quindi da sotto, quindi dobbiamo mettere il basamento, quello che ci hanno dato giallo, ci hanno rifornito nella seconda suite, e poi qua c'è un piolo che vi voglio far vedere meglio. Vedete? Qua c'è un buco, faccio vedere, c'è un buco che va inserito qua. Va inserito qua. Ok? Quindi vediamo un attimo. Ok. Lo mettiamo. Ah, vedete, si incastra. Si incastra, quindi dovete fare una piccola, leggera pressione. No, no, non si incastra. Attenzione a non spaccare nulla. Ah, è messo male forse. Boh. Ecco, vedete, era messo male. Lo scorrete, ecco perché non andava. Quindi potevamo mettere anche settimana scorsa. Scusate se non l'ho messo. Questo che va qua. Ok. Vediamo un attimo se riesco a farlo incastrare. Perché non va. C'è un modo per metterlo. Si vede. Come la casa di Paperino. Quindi senza spaccare nulla. Mi raccomando, state calmi. Non spaccate nulla. Ok. Ok, andato. Dovete spingere un po'. Guardate che bella. Adesso è completo. Scusate, mi ero dimenticato e mi è venuto in mente che sono 3 uscite per la casa da completare. Quindi se volete, vi conviene prendere le 3 prime uscite. Le 4 uscite principali. Sì, ve le consiglio. Quindi prima, seconda, terza e quarta. Esatto. Guardate che bella. Adesso si dovrebbe muovere. Adesso non ho neanche lo spazio per farvela vedere. Comunque, si muove così, si apre questo. Quindi si apre tutto a ventaglio, come la stessa identica cosa, come il deposito di zio Paperone. Ecco perché ve l'ho fatto vedere. Avete capito adesso perché ve l'ho fatto vedere? Perché è simile, molto simile rispetto al deposito di Paperone. Quindi un'imitazione. Adesso prendiamo tutti gli accessori che ci vanno, quindi mettiamo l'amaca con il Paperino che dorme. Ci sono 2 Paperini qua, non mi piace questa cosa qua, potevano fare solo uno, anzi 3 ce ne sono. Allora, molto carina l'amaca, quindi si mette qua, quando lui andrà a dormire, qua si mette l'amaca con lui sopra, che pisola, dorme. Dei pisolini, guardate che carino, e poi si muove anche l'amaca, molto dettagliata, e ve la faccio vedere meglio da vicino. Guardate che spettacolo. E qua c'è l'amaca che si muove, come vi ho detto. I dettagli, che dire, sono, sì, dai, diciamo un bel 5 direi, rispecchio un bel 5. Perché non è nei minimi particolari, guardate come è fatto male il Paperino che dorme, non mi piace. Poi dorme con gli occhi aperti, sembra che dorme con gli occhi aperti. Quindi questa cosa non mi piace, e merita un bel 5, do un 5 di voto. La casa non vi dico quanto vi do. Allora, primo piano io darei un bel 4, 5, 4 e mezzo, 5. Il piano questo sopra darei un bel, che ne so, un bel 6, facciamo un 6. Poi il piano quello di Paperinic, quello un bel 7-8, che merita questo sotto. Questo merita tantissimo, questo mi è piaciuto molto. Mentre quello principale, quindi il piano del tetto, darei un bel 3-4, 3,5-4. Però io non ho capito una cosa, quando lui scenderà nella base, vediamo se c'è, ah, c'è solo la macchina, no, niente. Ah, giusto, c'è anche la macchina, quindi abbiamo anche questa. Ma i personaggi dopo li mettiamo. Qua, quando scenderà nella base, come potete notare per l'ascensore, come farà? Perché io ho un aggeggio, però non so se si utilizza quello, non dicono nulla, se almeno direbbero, cavolo, usate quello, no, niente, non dicono un piffero. L'ho trovato, ragazzi, questo pezzo di plastica. Ho capito che cos'è, è l'ascensore, non avevo ben capito, adesso l'ho capito,
Come si va a mettere? Si va a mettere semplicemente, avete un incastro qua, avete l'incastro qua giusto, quindi lo andate a mettere nella fessura qua interna. Così vi faccio vedere meglio il dettaglio. Allora, dovete spingere un po' e dovete, vedete, quindi va, andrà fino in fondo se non si blocca. Perfetto. Poi per salire, un bel problema. Dovete allinearlo. Vedete anche questa cavolo di cosa che non è allineata bene, mi fa schifo. Sempre di più. Ok, forse era dall'altra parte, esatto. Quindi lo dovete mettere nel modo corretto. Con questo, vi faccio vedere meglio. Con questo, adesso faccio. Con questo, piolo. Quindi così. Ok, vedete? Scusate. Vedete? Ok, perfetto. Quindi se la volete mettere, che cavolo, se la volete mettere, oh, ma sta facendo incavolare. Perché non è. Oh, vai, fate, è saltato. Comunque, se la volete mettere qua, la mettete qua dove volete, ok? Questa fa veramente schifo. Cioè, non me l'aspettavo mai che fossi un ascensore questo. Vedete, qua si blocca, poi dopo non è allineato bene e qua va giù a meraviglia. Cioè, io non ho capito che cavolo è. Va bene, cavolata. Comunque. Adesso vediamo un attimo l'uscita numero che è meglio, l'uscita numero 6 che è l'ultima e poi dopo chiudo il video perché sennò diventa troppo lungo. Ed eccoci qua con il numero 6, quindi vediamo nel dettaglio, qua c'è la Papenenic con 313x completa. Il Libra di Papenenic, anche questo pagato 8,20€ invece. 8,20€, questo un pochino di più rispetto all'altro, non lo sapevo neanche perché io l'ho preso con un'altra cosa, non mi ricordo cosa. Ah no, è vero, lo sapevo, scusate, ho sbagliato. Allora, apriamo subito il libro e lo vediamo subito, poi dopo vediamo sicuramente l'uscita questa qua. Vediamo che cos'è questa cavolata qua. Allora, vediamo un po' che cosa c'è da fare. Lo apriamo con la plastica, come ben sapete, la togliete, tutto quanto. Il libro singolo, ve lo dico subito quanto costa. Il libro singolo costa 4,20€, come potete notare, numero 40, 64 questo. Molto bello, anche qua leggendario, con il sottotitolo, a tutto Paperini, che anche questo rispecchia Paperini, ci sarà tanto da leggere in questi mesi, fumetti, eccetera, anche fascicoli di uscite. E abbonamenti vari. Vedete, qua c'è tutta la storia che rispecchia sempre Paperinic. Mi pare che l'ho preso anche una volta. Ho preso anche Zio Paperone. Andatele a rivedere nei miei video fantastici di Paperino e di Topolino. Scusate, bello anche questo. Guardate che bello splendore! Questo è un lupo praticamente. Molto bello e mi piace molto. Sì, questo è molto più carino rispetto all'altro di Paperino singolo. Questa è l'uscita, quindi a casa è di Paperino e la macchina di Paperinic. La casa di Paperinic, quindi vediamo un attimo nel dettaglio. Ok. Con Paperinic incluso, quindi potete mettere tra voi. Lo mettiamo qua nel piolo. Vedete qua c'è un buco, non so se riuscite a vederlo. Un buco e qua c'è l'altro, perfetto, e lo mettiamo qua. Semplicemente plastica, quindi fanno schifo queste plasticazze. Ok, più o meno, perché ho paura di spaccare tutto. Ok, vedete? Quindi abbiamo anche Paperinic con la macchina 313X,
e poi la potete cambiare con, come vi ho detto, con quella di Paperino. Però quella di Paperino non si entra e quindi come... Ah, ok. Forse dovete smontare. Diamo un attimo. No. Non capisco come cavolo va ad entrare. Vedete anche un'altra cosa. Un'altra ancora. Ma vai a fate. Cioè, ragazzi, fa veramente pietà. Ah no, ecco. Ok. Ma perché dovete fare questa cavolata qua? Ok? Potevano fare quello che pensavo io adesso. Ma niente. Comunque, è nei dettagli, adesso non ve la faccio smontare perché fa veramente schifo questa cosa qua. Fa veramente schifo. Pietà, misericordia. E comunque, sa, sono stato deluso abbastanza, sin dall'inizio, ve l'ho detto che a me non mi piaceva. Comunque io l'ho proseguita per voi, anche perché è bella. E poi ho detto, dai, perché non farla? Visto il fatto che faccio tutto di Paperino, ma questa proprio anche no. Mai più, mai più, mai più. Uno schifo tremendo. Ah, oh, ce l'ho fatta. Ragazzi, ce l'ho fatta. Forse ci riusciamo a mettere... Ok, una cavolata. Comunque, cioè, dovete metterci mezz'ora per cambiare una cavolo di cosa che non ne vale la pena. E poi plasticasso, ma vai, fate. Ecco qua. Ok, perfetto. Abbiamo cambiato da Paperinic a Paperino. E dov'è Paperino? E dovrebbe essere qua nella casa. Allora, vediamo un attimo. Ok, eccolo qua. Eccolo qua. Lo vediamo, mettiamo sopra. È più bello. È più bello. Perché hanno fatto due buchi, non ho ancora capito. Potevano fare uno, vedete, ci sono due buchi nel piede. Ah no, uno. Quindi comunque si può mettere anche lui. Si può mettere anche lui benissimo. Ok, vedete? Quindi abbiamo la casa di Paperino qua con tutta la roba, eccetera. Faccio vedere meglio che abbiamo messo a ventaglio. Togliamo un attimo. Abbiamo anche i personaggi qui, qua. Quindi vi metto tutto a disposizione vostra. Qua adesso se cadono, chi se ne frega. Vabbè, li metto qua. E poi abbiamo che è andato dentro alla casa a dormire. Quello che dorme, la macchina di Paperinic e di Paperino. Quindi abbiamo Paperino e Paperinic, e abbiamo anche il costume di Paperinic qua nel dettaglio. E questi sono i personaggi e la casa di Paperino, guardate. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, e non di Topolino, quindi Topolino è finito per il momento. Mettete un bel mi piace, fantastico, mi piace a questo video, anche se a me non mi piace. Vi lascio con il tetto aperto, guardate che spettacolo. E noi ci vediamo al prossimo video. Quindi iscrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace al video. Mi raccomando, commentate in tantissimi. Ciao a tutti al prossimo video, ciao, scusate la durata, ciao.